Manciano non ha un vero e proprio dialetto. Questo suo modo di parlare l'ha acquisito da paesi limitrofi. Il dialetto mancianese usa molte parole tronche e rafforzate all'inizio, ma ben comprensibili. Questa lingua si parlava fino al dopoguerra, poi col tempo è andata pian piano a morire, perché i nostri figli hanno cominciato a leggere i giornali, a seguire i programmi televisivi, fino a giungere ai giorni d'oggi, l'era del computer. Il passo tra il dialetto mancianese e la pura lingua italiana è stato breve e facile. I nostri avi, per dare importanza a questo dialetto, hanno introdotto alcune parole che la distinguesse dagli altri dialetti: ghiace, arazzito, triocco, zompeno, aginati, boncitto, capificchi, traicche, ricutinare. Nel dialetto mancianese troviamo molti detti col significato ben preciso. I più ricorrenti sono: si è alzato a bucuritto, ha la testa come un ciocco, si bucchia dal freddo, oggi soito, mi devo rizzà, sa di d'andà? Mi tasto se ci so. Si va in Nizzula? In questi giorni il mancianese Emanuele Pani ha creato un gruppo, quasi scrive solo in mancianese, dove ha riscosso molti consensi da parte di tutti gli utenti. È bello sapere che tanti amici conversano nel dialetto mancianese, che è stato per molto tempo in silenzio. Ora questa lingua sembra espandersi a macchia d'olio e nessuno potrà togliergli la parola. Perché scrivere nel dialetto mancianese dona libertà e amore per un passato che ha fatto grande il nostro territorio. Allora, l'amico Garosi mi ha chiesto se io potevo accennargli nel gergo mancianese alcune parole che venivano storpiate, perciò usate, tanto da formare quasi un dialetto, come la parola uno che dice una bugia, bucotò. Poverino, strabilito, fosse la volta buona. Non venghi oppure ti trattenghi, lo sirenello dell'ufo, oppure l'osso del piricullo, andavimo, venivimo, fossimo, ciandommo, il catorcio, mostro. Ma tutte queste parole io le vorrei riassumere nella prima che ho detto, bucotò. E di bucotò c'è una cosa da tenere presente, che fu creato un vero e proprio aneddoto. Questo bucotò significa una persona quando dice uno sfondone, una bugia grossa, delle cose grandi che non esistono, quell'altro rispondeva: sì, bucotò. Un certo Ottorino di Montemarano parte per la Germania nel 39-40. Lo prende la Grande Guerra, purtroppo si trova nella Grande Guerra, non può rientrare in patria e allora si decide a scrivere una lettera alla mamma. E la lettera arriva a Montemarano, strano perché le censure erano terribili a quei giorni, e la lettera arriva sotto questa forma: cara mamma, la Germania è un paese splendido dove c'è sempre il sole, dove la gente è buona, c'è ricchezza, lavoro, bontà, la gente è tranquilla, serena, si vive in un posto di amore e concordia, veramente un posto sbalorditivo. E poi finisce, e ora ti abbraccia tanto il tuo Bucotò. Un capitolo a parte molto interessante nel dialetto mancianese meritano i paragoni. Questi possono essere rivolti a persone, animali o semplicemente a cose. Hai la testa più dura di quella di Ricciardino. Cammini avvolto come il poro Pirozzo. Sei otto come il biglio del Costoloni. Quando parli sembri il violino del poro Paganini. Addavvii al maiale Pedusoldi, hai fatto il guadagno di Buccica. Sei come la fisa di Fosco Niccolai, apri bocca e gli dà fiato. La fai più lunga delle palle di Meo,
Non t'accorgi che frulli e vedi come il poro Zinzì? Sei duro come la ricotta di chionne che si tagliava con l'accetta. Magna che sei stremizzita come la sambuchina. Ti sei conciata come la pora Orlanda. Questi paragoni non erano altro che critiche prese per il culo, umiliazioni rivolte al ceto più debole. A quei tempi di gente che non sapeva farsi di affari suoi, ce n'era molta più di oggi. Questi confronti si sono perduti nel tempo, forse perché le persone hanno dimenticato o fingono di non ricordare. Quello che è rimasto nella gente è il vizio di mettere i soprannomi senza valutare il danno morale di chi riceve un nome estraneo alla sua persona. Mi ricordo che da ragazzo c'era un certo Mauro, di soprannome chiamato Branduletti, che ci faceva fare a noi ragazzi lì del borgo tutte le corse, ci dava le figurine, si vinceva, e noi tutti contenti si faceva sempre le corse. Che quando si partiva, io nella partenza le lasciavo tutti, però prima di arrivare al traguardo mi passavano tutti. E da quel momento mi hanno messo il nome Schizzo, perché nelle partenze schizzavo. E per quel motivo, ora, se chi mi vuole conoscere dice Schizzo. Tutti mi dicono mare, ma, mare, ma, a me mi pare na, mare, ma, mara. L'uccello che ci va Stamani mi sono svegliato a Bucoretto, erano le 6. Ho guardato fuori, veniva un'acqua come le funi. Mi sono ricutinato, mi sono giarmato, poi ho preso tre icche e ho fatto una girata. Per strada ho trovato il micitto, gli ho fatto un bercio, ma lui manco per le 3. Mentre arrivo lì è passato uno che c'aveva una lolla che si reggeva dritto, l'aveva scrocellosa. Infatti è cascato e si è scrocifissato mezzo. Mi sa che rincaso, mi metto a ghiasce e fo una sornacata, così stasera vo al triocco. Ma la mia suocera mi bercia, manda andate con ste serate, chi c'è la casa se la cerca. Volevi moscì, ma c'è un tempo da lupi manari, lampa, tona e viene giù un'acqua a buco di somaro. Allora a malincuore ci siamo colcati. Roba da matti. C'era un mancianese, soprannominato Caneva, che una giornata si bucchiava dal freddo, venne a farsi la barba. Parlava in mancianese, qualche parola la capivo e qualche una no. Vi voglio raccontare quello che mi ha detto. C'era un ciliegio che non mi faceva manco una ciliegia. Allora, per levarlo da coglioni, l'ho tagliato. Mentre lo stavo a buttare giù, passa il prete e mi dice che voleva il punto dell'albero per farci Cristo. Lì per lì non glielo volevo da, ma poi da biscolo e so glielo diedi, ma a Bucoretto, Dopo un po' di mesi ho messo in moto il traicche e sono partito per andare a vedere del mio tronco. Entro in chiesa per 1000 triocchi. Sto crocifisso è proprio ganzo.
ma lì c'era una vecchietta che perciava e chiedeva una grazia. Allora gli ho detto, quello che pregate è un pezzo del mio ciliegio. L'ho tagliato perché non mi faceva manco una ciliegia. Figuratevi se vuole fare una grazia a voi. Sia maledetta Maremma, Maremma, sia maledetta Maremma e chi l'ama. Ieri lo straniero voleva andarsi turna. Io gli ho berciato subito, così, tanto per chiarì. Poi gli ho detto, lo vedi sto dito? Non tenenne conto. Però va giù. Non t'azzardà svolta a destra, se no capofichi. Poi quando arrivi, lo vedi. È partito a buco ritto, sti cazzi. Ma ha rivolto manco la parola. Che roba, ragazzi. Poi ho detto, dico, ma vatti a fidare di sti somari, va, che ti tirano solo calci.